Buongiorno, buonasera a tutti. Oggi faremo una piccola meditazione sulla giustizia mediante la fede. A volte ci sono tante contese che nascono forse fra fratelli e sorelle su certi argomenti, principalmente sull'argomento della vittoria sul peccato, perché alla base non è stato capito la giustizia mediante la fede. Andiamo a prendere un esempio pratico nella Bibbia. Non parleremo della giustizia mediante la fede in modo approfondito, però prenderemo solo un esempio nella Bibbia, citeremo qualche esempio per poter far capire insieme, con l'aiuto di Dio, tramite il suo Spirito Santo, cos'è questa meravigliosa notizia. C'è una scrittrice che dice nel suo libro Gospel Walker, lei dice che lei sa una cosa, è che le chiese muoiono per mancanza di insegnamento sulla giustizia mediante la fede in Gesù Cristo. E cos'è? Abbiamo l'esempio nella Bibbia pratico di Abramo, che è stato giustificato mediante la fede. Quindi è stato riconosciuto giusto da Dio, dichiarato giusto da Dio, sulla base della fede che ha esercitato. Sulla base della fede che ha esercitato in cosa? Sulla parola di Dio. Perché Dio aveva detto, ti darò un figlio, sarà incinta, tua moglie sarà incinta e partorirà un figlio. Abramo è giustificato, reso giusto, dichiarato giusto da Dio sulla base della fede, non sulla base di quello che ha visto. Quindi per poter capire cos'è la giustizia mediante la fede, dovremmo sapere, capire, cercare nelle scritture dove sono le promesse di Dio. Perché in Romani 10, versetto 17 è scritto, la fede viene da quello che si sente. E quello che si sente viene dalla parola di Dio. Quindi questa fede, esercitandola sulla parola, Dio ci dichiara giusto. Non sulla base di quello che abbiamo visto, ma sulla base di quello che dice nella sua parola, sulla base della sua promessa. E nella Bibbia ci sono più di 3500 promesse. Quindi dubitare della promessa di Dio è pericolosissimo. Perché quelli che saranno persi sono quelli che avranno dubitato della promessa di Dio. Quindi loro non avranno esercitato la loro fede nella parola e nelle promesse di Dio. Prendiamo questo esempio di cui abbiamo parlato. Leggiamo insieme Marco 4, da 18 a 19. È scritto, mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. E vedremo che erano tutte... In tutte le promesse che Dio ci fa nella sua parola, è sempre lui l'autore della promessa e del fatto che la promessa verrà realizzata. Quindi chi fa la promessa e chi realizzerà la promessa in noi? Cosa dice a Pietro e ai suoi amici, ai suoi fratelli? Venite dietro a me e vi farò. Chi farà di loro i pescatori di uomini? È Gesù che farà di loro pescatori di uomini, fratelli, sorelle e amici. È Gesù che ci fa la promessa. Tutte le promesse che sono nella Bibbia, è Lui che ci fa le promesse. E sarà ancora Lui a realizzare queste promesse. Non saremmo, siamo noi, perché noi non possiamo realizzare quelle promesse. Quindi abbiamo bisogno di Lui, però ci dobbiamo credere. Perché se non ci crediamo, non possiamo essere giustificati. Anche se in Cristo
siamo stati giustificati, quindi dichiarati giusti. Però c'è un'altra dimensione nel piano della salvezza, è che noi possiamo accettare, afferrare quelle promesse. Solo così, solo unicamente così, potremo essere salvati. Non credendo in questo messaggio, siamo in pericolo, fratelli e sorelle. Perché quelli che verranno persi saranno quelli che non avranno creduto nelle promesse di Dio, quindi nella sua parola. Non potranno essere giustificati per fede. E sappiamo che Abramo è il nostro padre nella fede. E con questo, fratelli e sorelle, in questa esortazione andiamo a cercare quali sono le promesse di Dio e avere sempre in mente che è Lui che ci fa la promessa, non noi. Così potremo, quando Gesù tornerà, salire con Lui nelle nuvole. Amen.